po' come Michele Pinto lo introduce nel suo racconto. Questo è proprio l'incipit del romanzo. Controllo di qualità, Port Louis, 12 gennaio del 23° anno prima di mitosis. Flavius era elegantissimo nel suo completo di velluto chiaro. Non capitava spesso che un bianco fosse ammesso alla presenza del re di Clavis. Anzi, a quanto ne sapeva, nessun bianco prima di lui era mai entrato nel palazzo reale se non per pulirne le stalle o per qualche altro compito servile. La smorfia che fece il ciambellano annunciando il suo nome non lo offese, piuttosto lo divertì. Flavius era consapevole di essere indispensabile al re, che per quanto odiasse i chiari era costretto a trattarlo con rispetto. «Mi dicono che ha della merce di nostro interesse», disse Re Geoffrey XII all'indirizzo di Flavius, senza guardarlo negli occhi. «Sì, vostra maestà, ho l'onore di presentarle le armi degli antichi, originali ed ancora funzionanti». «Vediamole», disse il sovrano. «Purtroppo, vostra maestà, per ragioni di sicurezza, la guardia di palazzo non mi ha permesso di portarle all'interno». «Non si aspetterà che io compri qualcosa senza prima provarla? Il prezzo che ha osato chiedere poi è impossibile». «Certamente no, vostra maestà. Mi sono permesso di organizzare una piccola dimostrazione nel vostro giardino. Spero non le dispiace perdere 3 schiavi. D'altronde, per verificare l'efficacia di un'arma non c'è modo migliore che provarla». Re Geoffrey fece con noncuranza un cenno di assenso. Flavius si avvicinò alla finestra della sala delle udienze e diede il segnale convenuto a uno dei suoi collaboratori nel parco. Il re si sedette sulla sua poltrona preferita, da cui aveva una visuale perfetta del giardino. Il collaboratore di Flavius urlò a un gruppo di 3 schiavi bianchi: «Ora vi toglieremo le catene. Se raggiungerete il cancello e uscirete dal parco leale, sarete uomini liberi». I 3 guardarono l'ampio viale che portava all'uscita del parco. Era lungo 1 chilometro, forse poco più. Erano uomini in perfetta forma, giovani, con i muscoli allenati. Non avrebbero impiegato molto per correre quella distanza. Le catene caddero a terra e i 3 iniziarono a correre. I collaboratori di Flavius rimanevano immobili. Gli schiavi correvano con tutto il fiato che avevano nei polmoni. Il tempo passava e gli schiavi si avvicinavano alla libertà. Re Geoffrey si spazientì. «E lei vorrebbe che io la pagassi per liberare i miei schiavi?» Flavius non si scompose e fece un cenno con la mano al suo uomo, un bianco come lui. Questo imbracciò una delle armi degli antichi. Nel frattempo, i 3 ex schiavi erano giunti a pochi metri dal cancello. Un puntino rosso apparve sulla schiena di uno dei 3, poi un rumore sordo. L'uomo cadde a terra con una macchia rossa dove poco prima era apparso il puntino. Poi un altro puntino rosso ed un altro sparo. Infine cadde anche il terzo uomo, pochi centimetri dal cancello e dalla libertà. Re Geoffrey era raggiante. «Benissimo, li prendo, tutti e 500. E sì, pagherò il prezzo che avete chiesto, anche se è esoso». «Vede, maestà», replicò Flavius con finta deferenza, «sono pezzi unici, sono le uniche armi degli antichi che siano sopravvissute e funzionanti fino a noi, il loro valore è incalcolabile». «Vuole ancora di più?» sbraitò il sovrano. «Il loro peso in oro», replicò secco Flavius. «Se lo può scordare», ribatté Geoffrey XII con reale sdegno. «Quando è così, tolgo il disturbo. Sono certo che il duca Leon si mostrerà più generoso». Re Geoffrey esplose di rabbia. Il ciambellano non registrava una rabbiatura del genere da quando la regina aveva partorito un principe chiaro. «Arrestatelo!» urlò il sovrano. Flavius, con un gesto teatrale, porse i polsi come per farsi mettere le manette e replicò: «Anche uccidermi, maestà, ma se non paga l'oro che gli ho chiesto, i miei uomini porteranno le altre 499 armi al duca Leon quanto prima. Se invece paga, già domani avrà le armi a disposizione del suo esercito». Re Geoffrey si lasciò cadere sconfitto sul trono. «Perché tanta cupidigia nel mio regno? Ciambellano, consegna a quest'uomo l'oro che chiede e lo porti lontano dalla mia regale vista». «È un piacere fare affari con lei, maestà», replicò Flavius.
celando maldestramente un sorriso. Che l'uomo di tutti i colori e nessuno vi benedica. Uscito dal palazzo reale, Flavius si ricongiunse con gli uomini della sua scorta. Ottimo spettacolo, Carlos, complimenti. Re Joffer ne è rimasto entusiasta. Ora allontaniamoci e solo domani farei avere le armi all'esercito reale. Ora che faremo, Flavius? Chiese Carlos, consegnandogli le briglie del suo Pegaso vaio. Andiamo a goderci tutto quell'oro. Perché accontentarsi, Carlos? Rispose Flavius. Ora andiamo, Flac, a venderne altri 500 di quegli aggeggi al Duca Leon. Bravo! Grazie, Katia, sempre un'emozione. Bravissima, molto brava. E questo è solo un assaggio un po' proprio dell'incipit del racconto. Io volevo chiedere a Michele Pinta, l'autore, di iniziare un po' dal titolo, anzitutto perché 23 anni prima di Mitosis, e io poi ho chiesto fin dall'inizio perché Mitosis, se vogliamo fare dei riferimenti un po' all'antichità, io avrei detto Mitosis, e quindi te lo chiedo subito. Allora. Innanzitutto questo è un mondo alla rovescia, siamo noi bianchi a essere discriminati da chi ha la pelle più scura di noi, e quindi un po' al contrario di quello che può succedere oggi, e gli anni si contano al contrario, quindi siamo a 23 anni prima di questo evento, Mitosis, che non sappiamo bene che cos'è, lo scopriremo poi più avanti nel racconto. E quindi c'è proprio questo ribaltamento degli schemi. Non è un mito, ma è una mitosi, come la mitosi cellulare. Finora abbiamo ascoltato un brano che ha i temi e le atmosfere del fantasy, mentre questo è un racconto di fantascienza, lo vediamo già dalle armi tecnologiche, lo vediamo, ecco il Pegaso, a cui si è accennato solo brevemente,